La rassegna Fantastiche Visioni nasce una decina d'anni fa, siamo all'undicesima edizione. È un contenitore di spettacoli, i più vari, non c'è un tema e né abbiamo mai pensato di proporlo durante le varie edizioni, perché in realtà la Fantastica Visione la dà il nostro teatro a cielo aperto, questo paese così particolare, molto famoso per la porchetta, che si chiama Ariccia. Beh, Ariccia però non è soltanto la porchetta, Ariccia è una delle dimore storiche del Lazio, in quanto ospita uno dei più bei palazzi del Cinquecento italiano, che è il Palazzo Chigi, prima dei Savelli, poi acquistato dal Papa Alessandro VII. Bene, intorno a questo palazzo naturalmente si è costituito poi un paese che offre degli scorci straordinari. L'idea quindi iniziale è stata quella di far vivere questo ambiente, questa architettura barocca con una rassegna di teatro che valorizzasse di sera in particolare i monumenti di questa piccola cittadina. Negli ultimi anni dall'aperto, dalle piazze della città ci siamo spostati dentro questo meraviglioso posto che si chiama Parco di Palazzo Chigi, che è uno dei più antichi orti botanici d'Europa, peraltro. Noi abbiamo la fortuna, il privilegio, di poterlo utilizzare come spazio teatrale da alcuni anni, sia per ospitare spettacoli tradizionali con il palcoscenico, sia anche per offrire al pubblico dei progetti un pochino più suggestivi, più particolari. Questi progetti sono, diciamo, affini a quello che viene chiamato in genere teatro itinerante, cioè un teatro dove lo spettacolo non si svolge tradizionalmente in un luogo scenico, ma la scenografia è costituita direttamente dal luogo in cui viene realizzato lo spettacolo. E la nostra scenografia sono 28 ettari di parco, che non sfruttiamo integralmente ovviamente, ma ne sfruttiamo forse la parte più suggestiva, più bella, che va appunto dall'ingresso fino a questo meraviglioso rudere che si chiama Porta di Pandusa e giù all'uccelliera, un'uccelliera che è stata costituita nel Cinquecento dentro una cava romana, e noi abbiamo realizzato uno spettacolo in particolare che è giunto alla quarta edizione per richiesta di pubblico. È Labirinto d'amore, l'Orlando furioso nel Parco Chigi di Ariccia, questo è il titolo, e l'idea mi è venuta dopo aver lavorato alcuni anni all'interno del palazzo. Nel palazzo c'è una sala che è chiamata Sala dell'Ariosto, con alcuni affreschi di Giuseppe Cades meravigliosi che raffigurano alcuni episodi dell'opera di Ludovico Ariosto, dell'Orlando furioso. Io, guardando questi affreschi, mi sono innamorato dell'idea di poter rappresentare a poca distanza da questi affreschi la loro possibile proiezione in 3D con gli attori in carne ed ossa. Ed ecco che man mano è nato questo progetto, che ha avuto successo clamoroso. È il quarto anno che lo facciamo, perché abbiamo continuamente richiesta di pubblico in estate. In quanto spettacolo itinerante, prevede uno spostamento da parte del pubblico, oltre che degli attori, in alcuni luoghi deputati o stazioni, come si dice anche in gergo tecnico teatrale. Ogni postazione ha dei posti a sedere e quindi il pubblico arriva e si siede, assiste alla scena, e poi alcuni personaggi che sono dei veri e propri come dire ciceroni di ciascun gruppo consentono al gruppo di spostarsi da una zona, diciamo, da una stazione, da un luogo deputato all'altro. Questo è molto semplice, però certamente rende molto dinamico lo spettacolo, il pubblico non si annoia.